Bella B. Bella G. Oggi ti sfido sul nostro rat trap, però con un solo ferro, bastone, in generale, quello che vuoi, anche un legno se vuoi, anche solo il pat. No, facciamo che solo il pat, no, l'abbiamo già provato in un video e non siamo capaci. No, lasciamo perdere. Va bene, a cosa serve? A cosa serve? Perché, vabbè, tanto perché ci divertiamo, vabbè. Ma? Beh, serve per iniziare a impostare una strategia prima ancora di cominciare le buche e quindi pianificare meglio il giro, perché la scelta del bastone poi teoricamente va a dipendere tanto anche da come affronteremo la buca. Certo, poi Step perché 2? Ci allena il polpastrello. Perché visto che probabilmente non tutti i colpi saranno più che perfetti, dovremmo anche magari fare qualche colpettino d'approccio, lavorare delle palle, fare palle più corte del ferro normale o più lunghe. E quindi, quindi ci serve. E poi ci abitua a una strategia diversa. Esatto. Perché non avendo tutti i colpi, dobbiamo adattare i colpi al gioco che vogliamo fare e quindi a come portare a casa la buca, fondamentalmente. Quindi un po' come se giocassimo su un altro campo. Esatto. E per quello basta anche solo tirarsi via qualche bastone. Noi adesso abbiamo esagerato, abbiamo tirati via 13. Sì. Però basta tirare via davvero anche solo, per esempio, la parte lunga della sacca, togliere i legni, giocare soltanto con i ferri e già il campo cambia. Yes. Gira un po'. Oh mamma, oh mamma. Iniziamo con una palla presa bene, palla in green per me. E inizi col botto, perché hai usato il 6 che qui è perfetto. Ma l'hai studiato anche per le prossime? L'ho studiato anche per le prossime. In realtà la scelta l'ho fatto per la terza buca. Hai diviso a metà la terza buca del rat trap. Teoricamente con due ferri 6 fatti bene, spero, dovrei arrivare in green in quella che è la buca più delicata del campo. Io ho già tirato fuori il bastone, posso cambiarlo? No, perché mi sa che ho sbagliato. Giocati pure il tuo ferro 8, che comunque va lungo quanto il mio 6, quindi. Annaggetta! Allora, 175 metri all'asta, all'asta oggi. Comodo. Asta un po' lunga, ma soprattutto 145 volare l'acqua. Allora, chiaramente io ho bisogno di chiudere il colpo e cercare di togliere loft, perché devo farlo diventare praticamente un 6, quasi un 5, se voglio sperare di arrivare almeno di là dall'acqua. Chiaramente l'impatto è la cosa più importante, devo cercare di prenderla in mezzo agli occhi. E lì la presa. Vai! Urca. Vai! Che vai! Bomba. Vola! Avant green! Quasi green! Ci sta. E questa era una sfida che facevamo tanto quando eravamo piccoli, per prendere il polpastrello. Alla fine sì, da bambini questo modo di giocare stimola la creatività, sì, l'inventarsi colpi anche quando il colpo non c'è e appunto allenare la sensibilità. Io sono dovuto andare sull'8 perché, raga, il polpastrello che ha Benny è di un altro pianeta e quindi ho bisogno di un po' di loft in più quando la situazione magari si metterà un po' critica. Avendo un po' di boost prestazionale in più mi posso permettere perché faccio un pelo di strada in più. Questo mi sa di guffata, Gino. Sì, esatto. Del polpastrello. Farò flappa. Però tu hai fatto un'uscita dal bunker con il ferro 1, quindi il andatevelo 6, a rivedere. Ferro 6, insomma, ferro 6 praticamente è un lob per te. B, comunque non volevo dirti che con due ferri di differenza e io gioco blade, mica il perimetrale come il tuo, sono praticamente alla tua stessa altezza. Fatto sta che io sono in green e tu no. Ma tanto non abbiamo il pat, quindi è uguale. Quindi pronti, e qua ci sta un bel approccino a correre, io direi con un 8. Ma non so perché vedere. Ho pensato all'8. E allora, leggero, leggero, sinistra-destra. Fermala. Aia, aia, scivola. Ho leggermente fatto un po' di toppatella, devo ammetterlo. Non sono più abituato a fare tutti questi colpetti. Di solito uso il sand che ha una flangia un po' diversa. Guardate com'è stretto il mio ferro 8. Un po' di paura di flappa c'era. Non so se giocarla di lama. Però non so prenderla. Perché secondo me giocherai un 6. Giocherò un 6, Gigi. Io intanto mi gusto. Urca me la gioca scuzzetto salterino. Dritta era dritta, Dritta era dritta. Diciamo che fra il mio toppino e il tuo scuzzetto power ci siamo lasciati due pattini non proprio easy easy. Il capire quanto va forte la palla forse sta a me.
Quindi io direi che vado di lamella. Ovviamente giochiamo match play. Sì, match play. Bordino per me, bordo destro. Lama. E vediamo un pochino. Dai! Non va. Appena sotto pendenza, mannaggetta. Given. Data? Data. Merci. Questo è un regalo di Gigi. Devo porca, approfittare. Gli ho lasciato la porta aperta. E sotto pendenza anche per te, però anche per te, data. E pari e patta la prima buca. Adesso andiamo, si va sul par 4 lungo. Buca lunga, probabilmente due miei ferri 6 non arrivano al green, quindi vi ricordate la tecnica che abbiamo fatto in un video, come tirare il drive più lungo? Io provo a usare quel tipo di colpo lì, dal basso all'alto, un mega draw per aria e via andare. Gira! No vabbè, bomba era bomba. Palla per aria in draw, forse un po' troppo per aria. Sì, è un po' troppo rimasta dritta. Forse è rimasta un pelo a destra. Forse mi dai i metri. Allora, io uso una tecnica completamente diversa, ovvero cerco di tenere il tee comunque un pelo più alto del normale, perché voglio essere sicuro di poterla prendere un po' dal basso verso l'alto. Però il trucco che uso è quello di cercare di deloftare tantissimo il bastone. Deloftare significa cercare di togliere gradi, quindi chiuderlo un pochino. Yahoo! No vabbè, ma vergogna, io me ne vado. Io me ne vado. Ma è bellissima! E ho anche salvato il mozzicone. Aspetta che cammino verso di te. 1, 2, 3, 4, 5. Non ci parlo più con te. 6, 7, 8, 9. Vabbè dai, solo una decina di metri con due ferri in meno. Dai, adesso qui squiglie, qui squiglie. Non ci parlo più con te. Come non ci parli più? Uè! Dato poi mi asfalti ogni volta. Adesso, visto che ormai mi sono quasi precluso la possibilità di arrivare in green, bisogna da mettere... Da qua siamo 200, abbondanti. Quasi 200. Senza quasi. Bisogna mettere la palla nel posto migliore per affrontare l'approccio dopo. Beh, mi sembra un'ottima idea. Questo comunque è un'ottima idea, a prescindere. È un'ottima idea sempre. In questo caso ancora meglio. Niente, questo è un colpo. Era quello che dovevo fare. Perfetto, perfetto. Sweet spot. Arbasho. Niente, perderò la buca perché teoricamente dovrei fare un bel appoggino davanti al green e poi fare un approccetto. Il problema è che... Ma non mi sarai così fifone? No, mi si chiude la vena proprio, cioè peggio di McFly. Vai, dagli sta seconda bomba e mettila in green. Mazzate, ma saremo a 190 metri. Secondo me è impossibile, però... Beh, buche di 3,70, ne hai già fatti 180. Sacapom! Vola, 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 non ti chiudere troppo! Ah, toccato un po' l'albero, ho preso l'albero e è tornata verso la pista. Mi si è chiusa appena appena, forse dritta sotto il green ci sarebbe arrivata, mannaggetta. Ti si è chiusa la vena e anche la palla. Si è chiuso un po' tutto. Comunque sta cosa di avere il nostro amico Ale che ci fa le riprese, mi mette un po' in soggezione, come quelli che vengono da noi a fare il ritratto. C'è un po' di ansietta, anche tu. C'è la tremarella. Questa cosa, poi abbiamo scelto una sfida non proprio facilissima. Potevamo giocare normale. No, ovviamente. Ti pare. Comunque, vabbè. Grazie Ale della Savia, verrai messo nei credits come direttore della fotografia. Esatto, direttore della fotografia. Può essere. Se può fa. Tornando un po' al nostro golf, mannaggetta, ma perché ho preso quella piantina che mi arrivava, ma aveva in green comoda? Ci stavo arrivando. Mamma mia. Inizio green ci saresti arrivato. Beh, ma nonostante la vecchiaia, ancora la faccio volare sta palletta. Comunque sono ancora un po' più avanti di te, che non serve a niente perché conta il risultato, però... E mi sono aperto l'approccino comunque, quindi sono a posto. Grazie alla scimmia sull'albero che mi ha ributtato la palla dentro. Ti sei aperto. Ma conta, dov'è la palla? No, tu adesso stai a guardare a capello. Conta, dov'è la palla? La palla è più avanti, messa bene, c'è un approccetto facile a green.
E allora? Faccilo sta procedura facile. Quindi l'importante era non andare in bunker, che cominciavo ad avere problemi. Ma io faccio la tecnica Tiger Woods. Ovvero? Lascio la palla un po' più indietro per fare l'approccino bello e metterti sotto pressione. Ma io ho l'ansia già di mio, non è che c'è... Allora io faccio flappa. Non è che c'è bisogno, vai tranquillo. Vabbè, insomma, comunque... Allora, spanne, perché non abbiamo il bush nel nostro amato laser, secondo me sono una trentina di metri a inizio green più altri 15, forse addirittura 20 di green per arrivare all'asta, che è lunga, quindi quasi 50 metri. Di solito qua una cosa logica potrebbe essere camminare fino al green prendendo e contando i passi, in modo tale da avere un'idea. Nel frattempo guardate anche com'è, noi ci giochiamo da una vita e quindi più o meno un'idea ce la siamo fatta. Il tuo discorso di contare i passi va benissimo quando sai che tipo di colpo ti parte, ma adesso non ho idea di come mi parte col ferro 6, quindi... Ah, perché tu non sei abile e giochi sempre ferri 6 a correre come se non ci fosse un domani? Te lo faccio vedere adesso. Vediamo. Oh oh, questa è... Questa patella quasi caponeggio. Questa è una palla mancata. Questo è il famoso stupra serpe, piano piano però, perché sei delicato. Ho caricato troppo, allora, sono impaurito, fregato. Meno male che volevi usare la tecnica Tiger di mettermi sotto pressione. Adesso la pressione ce l'ho perché so che se faccio due buoni colpi posso vincere. Perché la paura di vincere è peggio della paura di perdere. Porcaccia la miseriaccia. Vabbè, comunque. Adesso... Io vorrei far lavorare un pochino il bastone, dargli un po' di loft per farlo arrivare quasi inizio green di volo. Esattamente così. Compito e poi eseguito. rotola, mi rimane sotto pendenza, un approccino perfetto, sotto pendenza, patto in salita, farò tre pat, però nel frattempo la logica c'era. Bravo G, ci sta. Gran colpo. Adesso B, vedi di non imbucarmi da fuori, che poi mi viene l'ansietta su quei colpetti. Devo marcare la palla? Non ti chiedo neanche di marcarla perché non è esattamente in linea con l'asta. Ah caro, tu mi entri sinistra-destra? Guardalo qua. Mannaggia. Mamma mia sei bella. Mamma mia, sei bella! Non entra a sinistra-destra perché non c'è il sinistra-destra. Raga, è un misto frutta, potrebbe anche essere data. Attenzione, cos'è data? Dato che stiamo giocando una sfida match play, che è una sfida uno contro uno a buche, ok, quindi non a colpi, si può decidere di omaggiare il colpo successivo all'avversario, ovvero nel caso specifico, perché sei tu, anche se è proprio borderline, diciamo, non la puoi più sbagliare, e quindi gli dico data, oppure addirittura gliela alzo e gliela mando. E io invece ho questo pattino, che in realtà è un ferro 8, non so se avevate capito che era un 8, per vincere la buchetta. Guarda, se fosse stato un pat, probabilmente te l'avrei anche dato, ma... Lo imbuchi lo stesso, one up GG. One up! Mi piace. Qui la potenza mi ha giocato un pelo a favore. Non anche, è vero, ho fatto un buon approccio. Non è vero, però mi piaceva dirlo. Allora, bisogna fare due conticini, perché la buca da dove la giochiamo in questo momento, stiamo giocando dai tee gialli, dove li troviamo, è 3,20, ok? E la cosa migliore a questo punto è cercare di avere un colpo pieno sul colpo al green, ok? Che io con il ferro 8 faccio, intorno ai 145, un po' meno di 150, ordine di grandezza. Quindi vuol dire che ne devo fare 170, giusto? Anche 180. 175 per arrivare. 175. Quindi significa? Devo tirare un'altra trona come al solito. Prego. Vabbè. No, ma era soltanto per essere sicuri. No, falli pure i calcoli, tanto trona è... Niente, Gigi quando sgancia ha un boost. Vai! Ma va benissimo! Vabbè. Ti lascio il mozzicone. Ma grazie. Solo perché sei tu. Quindi stessi calcoli tuoi, io tirando forte arrivo prima della tua, devo tirare forte uguale. No, in realtà tu l'hai fatto il conto prima di giocare, esatto. E qui è ferro 6 tirati giusti. Infatti fa il figo, ma colpisce una palla perfetta. Benny,
Mozzicone. Se non fossi mio avversario, potrei anche dirti che questo sound che hai quando colpisci la palla mi piace. Ma nella realtà invece non posso dirtelo e devo dirti, però la spizzichi un po', non mi piace per niente. Sì, ma anche la tua l'hai presa un po' in punta. Sì, vai, è più vero. Vai più verso il tacco la prossima. È vero, l'ho presa un po' in punta, ma mi ha giocato a favore perché prende meno spin. Perché non ci sono i groove. Laggiù l'hai presa? Secondo me un po' sì. Definizione di groove. I groove sono queste fossette, questi tagli nel bastone che ci sono un po' dappertutto. In realtà alcuni drive non ce l'hanno. Vero. Ok, perché? Perché aiutano un pochino a grattare, a mangiare la palla. Servono in realtà come il battistrada della macchina per far sì che se si frappone un po' di acqua o un pochino d'erba, arrivi comunque parte del ferro, ok, a colpire la palla più che ancora che grattarlo realmente. Quello lavora di più quando apri tanto, quindi sui wedge. B, G, forse l'ho presa proprio tanto in punta, perché in effetti è bella corta. Mi hai dato mezzo chilometro, però nella fattispecie in questo caso non ti gioca a favorissimo, perché sei a 140 metri con l'acqua davanti e l'out dietro, il ferro 6, che nel tuo caso fa 160-165. Mentre invece io sono rimasto un po' corto. Mannaggia. A 160 metri. A 160 ci sono io, che con il ferro 8 invece ne faccio 145. Avrei voluto tirare un colpo normale, non un colpo con l'overboost. Allora, qui Gigi hai due possibilità. Ho una botta forte presa in centro e me la stampo in asta. Se la colpisco perfetta, ma veramente perfetta, la stampo in asta, che tra l'altro è corta appena all'inizio del green con tutta l'acqua davanti. Se per caso la manco di pochino, però è acqua secca. E c'è un altro problema. La palla è in fairway, ma non è messa perfetta. È un po' giù, quindi non ho proprio un colpo pulito pulito pulito. Risultato, ci provo lo stesso. Infatti. Cioè, non me ne frega niente, sono in vantaggio, mi godo il vantaggio e gli do una roncola. Unica accortezza, provo a stare qualche metro sulla destra, perché uno, se mi parte un po' di pull ancora ho margine, pull vuol dire una palla dritta verso sinistra, che è un po' il mio marchio di fabbrica quando cerco di dargli forte. Se invece va dritta sono tra il bunker e l'asta, ok? E lì il green diventa un pochino più facile da prendere perché si allunga verso di noi. Me lo godo questo colpo qua, me lo godo. Va bene, ci vuole un... Un sasso? No, ci vuole proprio un contatto non pulito, perfetto. Perfetto, non posso sbagliare di un millimetro. Il contatto non è pulito, perfetto. No, acquissima! Hai sbagliato di qualche centimetro. Allora, niente, quando si chiude la vena, ogni tanto la flappisa è dietro l'angolo. Questo bastone tra l'altro non aiuta per niente, perché scava come un bastardone, e infatti ho fatto una zolla profonda mezzo chilometro. Oltretutto la palla era circa qui. Sì, ho fatto veramente una schifezza strana. Chiamasi flappa. Sì, è proprio flappone, cioè non è che possiamo chiamarlo in un altro modo, è flappone. Vabbè, altra palla, B, vai a giocare, io cerco di rimettere a posto questa specie di cratere che ho creato. Allora, in questo caso, con la tua palla in acqua, la bandiera inizia a diventare assolutamente non più il mio bersaglio, ma il centro del green. 130 metri, devo farne praticamente 30 in meno, ti faccio una tagliatella. Di nonna Pina? Yes! Sono le tagliatelle di nonna Pina. Faccia del bastone un po' aperta, palla presa un po' di taglio. Impugnato decisamente più corto. E vediamo se viene. E flappa, flappa, attenzione. Anch'io. Flappone, però potrebbe farcela. E non fa Jesus Christ. E quindi, Benny, hai fatto il figo, non guardo l'asta, no vabbè, me la taglio. Siamo due peone. Schifo di colpi. Allora, adesso il problema è che non abbiamo la palla. Cioè, dobbiamo correre perché abbiamo il carco, le sacche in Culonia, cioè in un'altra contea. E niente, vabbè, comunque torneremo per finire questa buca in qualche modo. Da qualche parte. Metto anche la zolla, va. B, sono in crisi, perché non so se tornare indietro e giocare da 145 un colpo pieno, oppure se dropparla qua e fare un cippettino. Però da questa situazione secondo me è ingiocabile. Quindi io mi sa che provo a tornare indietro e faccio un colpo pieno. Tu? Vai.
ti aspetto qua. Ah. Io me la gioco a rischio. Ah, tu te la giochi da lì? Sì, anzi, guarda, sono anche qua, mi guardo te che mi passi sopra. No, no, io preferisco fare un colpo pieno. Mi metto a 140 metri, faccio un colpettino morbido, appena lungo all'asta, se mi viene, perché sai, poi quando ti viene la flappa la prima volta, è un attimo, un attimo che poi ti sale la carogna e flappi like no tomorrow. Però se tanto mi dà tanto, mi metto a un 140, 145, che è il mio esatto a cui giocherà il ferrotto, mi do una roncola. Ce ne hai spazio per droppare in linea con l'asta? Giusto? Direi di sì. Oddio, non mi si è messa benissimo, il problema è che ho dovuto droppare in rough per forza perché la linea tornando indietro, arrivando intorno ai 140 metri, era in rough, perché devo tenere il punto in cui è passato per l'ultima volta il terreno prima di entrare in acqua fra me e l'asta, quindi non sono più verso il centro della pista. Va bene, tiriamo un ferretto 8, morbido, vediamo un pochino cosa succede. Ah, un po' di pullettino. Chiudo un po'. E... palla a sinistra, appena sul bordo del green a sinistra, un po' lunga, mi è partito un po' flyerino, veloce dal rough. Andiamo a vedere B cosa fa. Io G me la gioco così, alla prendere o lasciare. Cioè mi droppi a 70 metri con un ferro 6 in mano e l'acqua davanti, l'asta corta, l'out dietro, bunker a destra, va bene, vai. Lobbone. Lobbone col ferro 6. Mamma mia, che giocatore! Sì, che giocatore, dillo. Beh, dopo giocatore aver anche solo perché l'hai pensato. No, troppo, ciao, troppo. No, è ferma, è buona. Non mi è rimbalzato out. Un pochino sotto, out. Tantissimo spin, però. Guarda che è ancora pari e patta, abbiamo ancora approccio e pat per giocarci. Mi stai temendo? Ma io sono avanti. Allora, sono andato decisamente lungo e un po' a sinistra, nel raffotto spugnotto, però ho tanto green, un po' di discesa, gli do una roncolina. Sì, Gigi, non è tanto di green, dopo la discesa c'è anche un lago, giusto sì. Per non metterti pressione. No, non ti preoccupare, ci penso da solo. Un po' di inchinatella, la facciamo rotolare. Hai fatto quello che serviva. No, sono rimasto a metà strada perché mi hai messo paura. Hai fatto quello che serviva a me. Vola, anzi rotola. Non era facile rimanere più corto di me, tra l'altro perfettamente sulla discesa, però complimenti perché effettivamente è un bel colpo per rimanere più corti di me e farmi vedere cosa bisogna fare per imbuca. Cosa mi vorresti dire? Sai cosa c'è da fare adesso? Ritornare a prendere un po' di polpastrello e allenarsi un po' su questi colpi. Sì, qua. Allora si vede che è anni che non lo facciamo. Abbiamo un po' perso la grinta. No, perché finché è andata facile ti gira, poi nel momento nel quale comincia ad incastrarti fai fatica a recuperare il ritmo e il polpastrello. Ma questo è quello che succede generalmente anche nel gioco normale. Quindi esatto. Bisogna abituarsi. Fammi vedere B, che sono curioso. Saltellino. Attenzione che questa è bella. Questa è bella. Mamma mia. Te lo meriti. Mon. Bellissimo. No, non a sinistra. Però battevo bene. Era un buon colpo, ma non è bastato perché B, tanta roba. E let's go alla quarta e ultima e decisiva buca. Ed è tutto pari. All square. Al par 5. 4,90 da lì, 4,70, 4,60. Siamo a 4,60, 4,70. Qua per me sono 3 ferri 8 presi normali. Perfetto. Quindi, le ultime parole famose. Quindi ovviamente. Per me solo 3 ferri 6 tirati forte. No, non è vero. Tirati morbidi. Dai, facci vedere. Di andare. Sul colpo normale mi sa che vince lui. Io solo quando gli do a badile. Che sound! Mamma mia, mi gioca questi colpetti alti col draw che è uno spettacolo. Ma quando sei sul tee non riesci a trattenerti. T'ho visto che gli hai dato un po'. Ciao! Comunque, B, diciamoci la verità.
quanto cacchio ci divertiamo. Cioè, anche quando facciamo la flappa sto gioco ci piace. Poi vabbè, tu... Quindi oggi ci piace tantissimo. Sì, vabbè, poi tu hai preso un jolly, vabbè, che non ti ricapiterà mai più nella sì, vita. Sì, la flappa. Se la tira. Vabbè, vabbè, senti, andiamo Prego. A tirare un po' di mazzatelle e vediamo cosa succede. E via di altro ferro 8. Gigi nella riflessione stava pensando appena sta a destra e quindi metto la palla leggermente a sinistra. Nel frattempo ha tirato quello della buca di fianco, mi sono distratto. Non ho più l'abitudine a stare in campo, quindi veramente avrei bisogno degli auricolari, quelli che tolgono il rumore. Le cuffie quelle gialle. Tanto mettiamo a posto sempre la zolletta e andiamo a vedere il buon B che nel frattempo non trova la palla, non si capisce perché era in centropista perfetta. Ah, è finita, mamma mia che sfigheira, è finita dentro a un piccolo avvallamento e quindi hai la palla in discesa con i piedi in discesa, però vabbè, per te robetta, non farai mica flappa, no? Flappa gancio out, no. Sai che questa è la situazione dove vorrei avere il Bushnell per sapere quanti metri fare per lasciarmi il colpo preciso dopo, ma non ce l'ho. No, perché stiamo giocando un po' savage, un po' così. Quindi ho due scelte, o appoggino lì davanti a circa distanza ferro 6 o ignorante. Io vado ignorante. Secondo me sta sfida non è partita proprio con Io i migliori auspici, quindi andiamo via di ignoranza. Ignorante. Dai, quando la palla è così che va un po' in discesa, l'ignoranza domina. Regna sovrana. Parte un colpo un po' più basso, un po' più forte, a meno che non fai flappa gancio. Attenzione, perché poi per non fare flappa gancio magari fai socchettino dentro le piante a destra. Può essere. E invece no. Colpisce una palla, uno stinger perfetto. E io poi voglio capire centro. Dopo che cavolo di colpo mi fai, perché ti sei lasciato probabilmente 100 e spicci metri. È vero che l'asta, se non ricordo male, da qua si vede sì, più Gigi. O meno centro green, però insomma, sai cosa ti faccio? Esattamente il colpo che ho fatto prima, l'ho già praticato. Ah, so già lob? Cosa devo fare. Lobbone, perfetto, così mi fai un altro top dietro. Perfetto. Se poi non fai imbucata da 12 metri con il ferro 6 dal green, ho fatto approccio e patta. Sì, easy. Io no, è un pessimo. Ho vinto la buca. Sì, sì, comodo, ma anche facile. Quintuplo body, ma anche facile. Vabbè, però insomma, vediamo. Però tu sei alla distanza ferrotto perfetto. Io sono alla distanza perfetta, però sono andato appena troppo a sinistra e ho un po' di fronde in alto che mi daranno fastidio, soprattutto sul mio feidone, che è il colpo con cui mi gioco mediamente questi colpi. Tra l'altro a me la palla vola altissima, quindi sicuramente mi daranno fastidio. Per me provare a tenerla bassa è un incubo. Ma prova a giocare un draw basso, visto che è il no, tuo non colpo. È. Sì, se provo a tirare un draw basso, il socket è proprio sicuro. Dicasi socket. Socket o shank, un colpo che... Shank è onomatopeico, si capisce. Esatto. Colpo preso sulla pipetta del bastone, solitamente per un giocatore destro parte una sciabolata tesa a 45 gradi verso destra, prende il nome socket da proprio il termine tacco del bastone, che è appunto un socket, cioè una attaccatura del bastone, è tra i colpi più temuti dai giocatori di golf. Sì. Perché basta uno swing fatto quasi bene e già parte uno shank. Esatto. Vabbè, comunque nel frattempo, ripeto, io purtroppo ho questo albero davanti che non mi aiuta per niente. Niente, dovrò inventarmi un colpetto morbido, però ho la fortuna di essere a 140, cioè appena più corto del mio pieno. Quindi mi posso permettere un colpetto più morbido, un filo più schiacciato, cercando di stare appena sotto quelle frasche che sono alte, ma per me sono proprio dietro l'angolo. Quasi da passarci sopra. Un po' di frondine, però io mi gioco un colpetto. Basso, scendi bassa. Piano, spinna. Palla bassa con lo spin, altezza asta e devo ci ancora sta. Lavorare. Bravo, lavoraci. Era un po' spizzichella, però l'idea era quella che volevo. Quindi va benissimo. A me purtroppo volano altissime, quindi quando devo tenerla bassa è sempre un inferno. Benny, adesso sei a 115 a spanne. Sono proprio divertito, perché effettivamente è la distanza che ha fatto prima con quella specie di super lob. Però è un colpo veramente difficile da replicare due volte. Vediamo. Vediamolo.
Molto bravo, B. Molto, molto non solo bravo. Te lo replico, te la metto anche in asta col backspin e si ferma prima della bandiera. Benny, sei veramente... Però... si è fermata troppo. Tutto genio del golf. E io sono un po' lontano, mi devo giocare un po' di giuolli. Perché tu cerchi questi colpi standard, banali? Che sfigato. Il risultato è banale. Che sfigato che sono. No, non è vero, hai giocato una buona palla schiacciatina bassa. E sì. Anche quello, il controllo dell'altezza del volo di palla è molto importante, soprattutto nei campi con un po' di bosco e piante che rompono le scatole. I woodland. Allora, B. Allora, pattare per il birdie da questa distanza, con tutta la sacca, mi andrebbe bene. Esatto. Quindi... Devo dire che finalmente abbiamo fatto due colpi da golf. Ok, adesso ce la giochiamo sul polpastrellino. Io ho un putt un po' più lungo ma perfettamente in piano, mentre tu hai un po' di salitina con un po' di pendenza. Un salita destra-sinistra. Tocca a me. Qua, Gigi, devo riuscire a chiudergli la buca. Devo metterla easy dentro. Easy dentro. No, è girata dall'altro lato. Ero convinto che prendesse un pelo di giro qua. Contropendenza, palla data. Invece è andata contropendenza. Grazie, B. Mi lascia la possibilità. Lascio aperta la porta. Allora, non è difficilissimo, però questa pendenza è da interpretare. Bisogna ammettere che B ha un polpastrello importante. Quindi è nelle sue corde. Tra l'altro viene da una roba imbucata prima che gli corto, può dare fiducia e invece no. Corto. Guarda, no. Dopo le due acque che abbiamo fatto, questo pare patta direi che ci sta. Fateci sapere, come al solito, qua sotto nei commenti se vi è piaciuto, se ogni tanto fate queste mattate, se ne volete vedere altre, giocate da noi. Ci sta. Ci sta.